Dave! Augurissimi Damiano! E auguri anche a voi. Non so auguri, se vi aspettavate di trovare un video così sotto l'albero, ma abbiamo deciso che siete stati bravi e quindi adesso con l'odore di cappelletti, tortellini a seconda della regione, patate al forno, voi potete godere questo video. Una tier list tutta di Natale e in cui abbiamo deciso di chiederci una domanda un po' particolare, ovvero cosa mettiamo sotto l'albero di un po' di persone legate al mondo del calcio. Cominciamo come al solito con le categorie che ovviamente sono molto natalizie. Partiamo dall'alto? Sì. Primo livello è piccolo aiutante di Babbo Natale, nel senso che se sono stati particolarmente buoni, se hanno abbracciato in questa stagione lo spirito del Natale, allora noi li mandiamo in Lapponia, a Rovaniemi, ad aiutare Babbo Natale, perché meritano di vivere la magia così in pieno, proprio... In questo ruolo anche abbastanza importante. Seconda posizione abbiamo il panettone. Panettone, un po' perché si sa, no? Si dice... chissà se mangerà il panettone. Esatto. Poi perché il panettone, cioè cosa c'è di più natalizio del panettone? Il panettone. Poi anche se c'è ancora la guerra tra panettone e pandoro. Io devo dire, a me piacciono tutti e due, il panettone con canditi, uvette, benissimo, il pandoro pure. Poi c'è chi toglie i canditi. Vabbè. Fateci sapere. Sì, capito, io l'unica cosa a cui sono contro è il panettone senza canditi. Sì, È come il pandoro senza zucchero a vetro. Che senso ha? Fateci sapere nei commenti la vostra, ovviamente. E se vi piace di più il pandoro, quello di qualche giorno dopo, presente quando lo zucchero si solidifica, ancora meglio. Zuppato del latte. A proposito, visto che stiamo parlando di regali, noi siamo stati un po' buoni quest'anno. Ne abbiamo passate tante, abbiamo fatto video nuovi tutti i giorni, quindi un regalo potete farlo anche a noi. Dai. Iscrivetevi se già non l'avete fatto e fate il giro del tavolo, prendete i cellulari di tutta la famiglia, tutti esatto. Gli amici e iscriveteli, senza neanche chiedere. Ottima idea. Via. Dai. Allora, via di mezzo è quel regalo né carne né pesce che quando ti arriva devi fare il sorrisino, ah carino ma mi serviva proprio, la sciarpa di lana. Che tra l'altro a me capita spesso con le mutande e i calzini. C'è anche quello peggiore, quando ti regalano il bagnoschiuma, perché tutto sotto c'è anche quel significato, capito? Poi abbiamo quelli che non si sono comportati bene quest'anno, che sono stati dei cattivi bambini. E quindi al quarto posto abbiamo l'asinello, nel senso che diciamo che è qualcuno che si può ancora rifare, però una punizioncina ne ha bisogno e quindi passerà la notte della vigilia all'aperto. In un presepe vivente nel ruolo dell'asinello. Perduta in centro esatto, Italia. Esatto. E poi ovviamente al quinto posto c'è il sacco di carbone. Cosa c'è di peggio della quella del proprio carbone. Senza ritorno. Partiamo col primo personaggio. Dai. Vai. Allora, sulla nostra lista al primo posto c'è Pirlo. Che gli diamo a Andrea Pirlo? Lui si presenta con la bottiglia di vino. È quello che porta le bollicine, no? Beh, intanto è arrivato a mangiare il panettone, quello sicuramente. Sì. Però io dico una sciarpa di lana, perché con tutti i limiti del caso, è vero, è una stagione che... Cioè, chi si illudeva che Pirlo sarebbe partito a bomba, si illudeva. Però nel frattempo, se non sbaglio, quando registriamo, perché certo, ci piace rovinare la magia, ma questo... Auguri, però auguri. Manca ancora un attimo. Ma Natale stiamo a casa. Per ora è ancora imbattuto, sta facendo comunque il suo, però questa Juve, cioè, gli manca quella spinta. Quindi... Però era prevedibile, dai. Quindi diciamo che sta facendo quello che è un po' nelle sue corde alla fine, alla sua prima esperienza da allenatore, quindi dai, se la sta cavando molto bene. Io dico la sciarpa di lana, anche perché poi tanto lui ha la stessa faccia, sempre. Che gli dà il panettone alla sciarpa di lana, lui. Poi passiamo a Ibrahimovic, che come si presenta Ibrahimovic al cenone? Sicuramente ruba la scena a tutti. Ma anche al bambinello, cioè sì, capito? Sì, probabilmente si mette lui direttamente nella culla. Però diciamo che se l'è abbastanza meritato. E io ti dico che piccolo aiutante di Babbo Natale, anche se probabilmente vuol dire colpo di stato a Rovaniemi, e Ibra che porta i regali a tutti. Se non sono marito a lui, appunto questo titolo di piccolo aiutante, è stato uno dei personaggi più influenti di questa annata. Il suo impatto sul Milan è stato clamoroso. Incredibile. Come lo vedete? Ibra piccolo, che già fa ridere, piccolo Ibra, che porta regali a tutti quanti, consegnandoli in acrobazia, e sta portando tanti regali a Pioli. Ma si carica sulle spalle tutti i sacchi e via. A Pioli ha regalato un bel panettone esatto. E ai tifosi milanisti sta regalando tante gioie. E a proposito di ex milanisti a questo punto,
passiamo a Gennaro Gattuso. Secondo me non gli puoi dire assolutamente niente. Sta facendo un lavoro egregio, secondo me, con questo sì, Napoli. Sì, assolutamente. Io ce lo vedo bene come aiutante di Ibra, comunque. Neanche più aiutante di Babbo Natale, come aiutante piccolo di aiutante Ibra. Di Ibra. Immagina Ibra con la, col barbone bianco e chiaramente l'elfo Gattuso che capito, che però io se mi vedo Ibrahimovic e Gattuso insieme sul marciapiede cambio corte. Beh, probabilmente sì. Ma dall'altra sì. parte della strada, perché nonostante l'altezza, cioè, va bene, ancora più brutto di Ibra. Secondo me sì. Faranno un lavoro egregio come, come a portare regali in giro, ma se c'è giusto il sospetto di essere stato cattivo... Ah, lì sono mazzate, altro che cavolo. Madonna. E sempre a proposito di Ibrahimovic... Ecco, è tutto collegato, ragazzi. Mino Raiola. Hmm. Mino Raiola che ha deciso di pepare questo Natale con le sue dichiarazioni a Tutto Sport. E meno male che c'è Mino Raiola. Ma sì, tanta gente detesta Mino Raiola, ma alla fine è il suo lavoro e lui lo fa egregiamente. Lo fa molto bene. Non si può dire nulla su quello. Ma dai, a Natale siamo tutti più buoni. Anche Mino? Panettone a Mino Raiola. Io dico carbone perché tanto a Mino Raiola tu gli puoi portare quello che vuoi, ma tanto lui... Ah, dice proprio cioè, così? Tu gli porti il carbone, ma tanto poi lui negozia e prende il panettone. Prende il panettone. Io glielo do direttamente, senza... Però occhio che se gli dai un dito ti prende l'ascella. Ok, e sempre invece a proposito di Gattuso, Lozano si sta riscattando. Alla grande. Però probabilmente dovrà farlo con ancora più continuità. Quindi meglio che si copra bene con una bella sciarpetta di lana. Dici? In attesa di periodi più freddi. Io gli do un bel panettone perché ha già avuto abbastanza freddo l'anno scorso. Sì, ecco, abbastanza. Quindi... Ah, e ora... Paolo Fonseca. Passiamo dalla tua, Damiano. Io avevo aspettative bassissime per la Roma quest'anno, invece sto vedendo una bella Roma, mi piace vederla anche, è proprio divertente da vedere giocare, c'è tanta qualità là davanti e Fonseca sta mettendo a tacere secondo me tante critiche, tanti critici, sta trovando una bella quadra, quindi... Io dico lo piccolo aiutante di Babbo Natale. Piccolo aiutante dei Friedkin anche, mi sa. Sì. Se non ci fosse stato Fonseca quest'anno, no, considerando poi i dubbi che c'erano a inizio anno, mi sto divertendo. Sì, sì, sì. A prescindere da quello che sarà il risultato, ma tanto il risultato, insomma, sappiamo che è sempre un po' duro da raggiungere per chi tifa Roma, però divertimosi. E passiamo dall'altra parte invece, Inzaghi. Onda bianco-celeste. Questa Lazio che è un po'... Intanto gli è arrivato un regalo di Natale non troppo gradito con il sorteggio di Champions. Sarà dura. Questa è dura obiettivamente, per chiunque. Ah. Cioè, l'avesse preso, non lo so, anche l'Inter, anche la Juventus degli anni scorsi sarebbe stata dura. E la Lazio quest'anno la vedo meno brillante, c'è un po' di cose... Probabilmente a Inzaghi adesso gli serve un attimo prendersi una pausa, ragionare un po' al freddo in un presepio vivente, quindi lo mettiamo lì come asinello, così passa la nottata e comincia a farsi un po' di pensieri nuovi su questa... Ma soprattutto come ce lo portiamo alla capanna con l'aereo della Lazio? Ah beh, certo! Spiace, ma... Scusate amici laziali, però un po' di sfottò. Sano sfottò. Ci sta. Poi, chiaramente, la Lazio ci farà rimangiare tutti con una seconda parte di stagione pazzesca e noi ci prenderemo a nostra volta i nostri sfottò, quindi... E passiamo a Messi. Messi... Se la sta passando un malino. No, proprio male. Devo dire. Vabbè, si poteva un po' capire, però sai, anche un po' per orgoglio. Un po' perché quando c'è stato tutto il patema della scorsa estate, con la possibilità che lasciasse, no? Ci stavamo tutti guardando The Last Dance, sì. No? Con Michael Jordan, sì, sì, sì. Che contro la dirigenza sa già che sarà la sua ultima stagione ai Chicago Bulls, e però quella è l'ultima danza, è la stagione... Che dove deve rendere speciale. E Messi invece non lo sta facendo. Questa Last Dance è proprio triste. È irriconoscibile. Sono sicuro che è un giocatore che può ancora stupirci, perché già altre volte uno si è chiesto magari vabbè, però Messi ormai, e lui ha fatto rimangiare tutto, ha fatto le stagioni strepitose. Però soprattutto con la possibilità che lascerai a fine stagione, puoi avere tutta la tristezza che vuoi, tutto il fatto di non essere motivato che vuoi, puoi essere stato contro al presidente dimissionario, ma i tifosi che ti seguono da una vita, gli devi dimostrare qualcosa, gli devi regalare un finale speciale. Sì. Quindi
Io do il carbone a Messi. Asinello anche lui, assieme a Inzaghi. E vediamo che... panna dorata, esatto, proprio. Magari ragiona un po' e ci dimostrerà qualcosina in più in questi ultimi 6 mesi, magari si prenderà la sua rivincita. Dai Messi. E ora arriviamo a due argomenti, ecco, caldi. Il Papu noi non ci prendiamo responsabilità per tutto quello che verrà fuori dalla data in cui giriamo questo video, è Natale. Potrebbe succederne di ogni, potremmo scoprirne di ogni, però oggi siamo qua con la story Instagram del Papu che dice quando me ne andrò. Già, e quindi già sta dicendo. Già quando, ragazzi, me ne andrò è un'affermazione pesante per il Papu. Vi potrò dire tutto, nel senso ci sono cose che adesso non posso dire, quindi queste voci che girano e non si capisce a chi credere. Noi avevamo detto fategli una statua, esatto, poco tempo fa in una delle nostre tier list. Che gli diamo? Le cose sono in previsione due. Della tempesta, una bella sciarpetta. Si è mollato un cartone a Gasperini, carbone. Ma che cartone? Ma io non ci credo. Ma no, penso. Ma non lo so, sarebbe veramente poco professionale da parte sua. Vabbè, poi non ci mettiamo in mezzo a tutte queste storie, chiaramente, non possiamo saperlo. Però sì, cioè, questa Atalanta non ha bisogno di polemiche. Mm. Poi mi piace che sta macinando fuori dal campo, soprattutto in Champions, sta facendo vedere il suo, anche se in campionato è stata un po' più farraginosa, ma fa parte un po' del gioco. Non c'ha bisogno di queste polemiche l'Atalanta, è un po' brutto che... quindi io dico, se ha tirato il cartone, carbone, se non l'ha tirato comunque Asinello, perché una tirata d'orecchie a lui e a Gasperini insieme... Ovviamente non sappiamo il retroscena, quindi non stiamo dicendo che ha ragione uno o ha ragione l'altro. Però visto che non possiamo sapere quello che succederà da qui a Natale, io mi tengo nel mezzo, vediamo questa sciarpetta di lana, si tiene un po' al caldo. Molto democristiana. Sì, easy. E vediamo quando andrà a finire. E ora ti pungo sul vivo, Antonio Conte. Beh, quanto subito il mio voto. Asinello con le orecchie, ma veramente lunghe. Poco trasparente quest'anno. Diciamo che Conte è sempre stato un po' così, che spariglia un po' le cose, imprevedibile, sì, un ma... po' una trottola impazzita quando vuole. Adesso i risultati sul campo sembrano un attimo migliorare, però ci sono... Sì, però sempre all'ultimo respiro, bisogna rimontare per prendersi questi 3 punti, poi, cioè, diciamo che il fatto di essere arrivati almeno in Europa League... L'Europa League almeno, cioè doveva continuare, prendersi anche un po' una rivincita rispetto all'anno scorso. Io dico pacco di carbone per Conte, assolutamente, perché dopo tutte le storie che sono state fatte ad agosto, dopo tutto questo, poi per Eriksen, perché mi sembra assurdo che non si trovi un modo, sì, anche farlo giocare. Cioè, proprio bullizzarlo così. Diciamo anche che Vidal, tanto desiderato, per il momento mi fanno impazzire i tifosi sui social, comunque, che gli dicono sempre stai zitto. Dopo il post che ha fatto sullo scudetto, anche qui altra tematica, perché l'Inter non vuole parlare di scudetto, invece poi Vidal in un post sui social è tornato a parlarne e mi ha fatto ridere veramente leggere i commenti dei tifosi. Ehi, per favore, ehi, dai Arturo, Arturo, stai zitto. Insomma, un po'... perché è capriccioso Conte, dopo tutti i capricci che ha fatto ad agosto, è stato accontentato. Cosa ti avevo detto in quel Q&A? Dateli, tanto vi costa 1 milione, glielo date e poi dopo fare i conti lui con la società, con Vidal stesso. Però cosa ti avevo detto io? Che non capivo bene sto senso, che mi sembrava un po' miope come politica. Mm. Poi magari a maggio stiamo parlando di scudetto dell'Inter. Può essere. E avrà avuto ragione lui, però in questo momento io mi sento di dare un pacco di carbone, perché le aspettative erano alte, le ha alzate lui, è stato soddisfatto nelle sue richieste, quindi adesso deve anche... Io lo mando a ragionare Alfredo assieme a Inzaghi e gli altri. Te sei un po' più buono, mi sa che non hai dato il carbone a nessuno. No, vero? No. C'è lo spirito di Natale. Siamo tutti più buoni. A me il Natale piace, quindi tendo sempre a essere più buono. Sono cattivo durante l'anno, poi Natale, capito? Però mi sciolgo. Ci vuole anche la carbonella, perché siamo tutti più buoni, ma alcuni hanno bisogno di un po' di stimolo in più a essere buoni. A Natale puoi fare quello che non puoi fare mai. Bene, siamo arrivati alla fine. Detto questo, vi lasciamo... Godetevi questo giorno di Natale. Il vostro panettone, in pace, al vostro con la vostra cenone, al vostro pandoro. Se potete, pandoro. Anche perché qua non si capisce se si potrà muovere o meno. Sì. Te cosa farai? Io sto qua. Stai qua. Con... Io vedo di passare il confine invece.
magari mi mandano indietro. Ti raggiungo in caso. Fai Natale nel capanno della polizia di frontiera austriaca. Vediamo. Insieme a Conte e Inzaghi. Esatto. Ragazzi, vi ricordiamo ancora una volta di iscrivervi al canale se avete ancora fatto. E se vi è piaciuto questo video, siate buoni con noi, lasciateci un like. E non un sacco di carbone. Buon Natale. Buon Natale.